Beh sì, primato meritato, peccato per la partita fuori casa col Bisceglie dove potevamo sicuramente portare a casa la vittoria, però c'è continuità e adesso non conta nulla comunque essere primi, ma dobbiamo cercare di rimanere là partita dopo partita. Senti Lorenzo, domenica si è entrato molto bene, no? Dopo qualche giornata in cui hai giocato poco, domenica però si è entrato col figlio giusto, si vedeva che avevi voglia proprio ma vabbè, diciamo che non sono entrato bene secondo me a Monopoli e diciamo che dopo che entri in una partita e non riesci a fare quello che vuoi, vuoi subito ridimostrare, no? E cercare la continuità anche a livello individuale. La partita è andata bene e secondo me posso fare molto molto meglio di quello che ho fatto, comunque sono abbastanza soddisfatto e aiutare la squadra a vincere è sempre una cosa buona per qualunque giocatore. Però è esattamente quello che chiede a lei, no? Lei parla sempre, non parla mai di 11 titolari, parla sempre di 15, 16 titolari. Cioè, questo vuol dire che veramente insomma, bisogna farsi trovare pronti in qualsiasi strada, anche soltanto per 10 minuti, perché non so quanto avere 16 minuti che decidono la partita. Sì, il mister ci ripete sempre che comunque i cambi sono quelli che fanno la differenza, perché soprattutto avere dei cambi di qualità come possiamo avere noi in qualsiasi reparto, perché comunque siamo una rosa ampia, dà sempre un contributo importante, anche perché come possiamo vedere le partite al secondo tempo diventano sempre, diciamo, tra virgolette diverse, bisogna essere bravi a sfruttare le occasioni. Domenica sei entrato da trequartista, la zona ha cambiato subito modulo. Nelle altre partite invece avevi fatto più l'esterno, avevi giocato pure scegliere una posizione un po' più ibrida tra il centrocampo e la tre quarti, dov'è che ti trovi meglio e dove pensi di poter incidere di più? Allora, io nasco come esterno offensivo ovviamente, poi con gli anni andando avanti mi sono adeguato anche a fare il trequartista, è stato un ruolo che mi ha dato tanto, perché comunque è un bel ruolo in cui giocare e mi trovo meglio, non lo so, questo lo deciderà il mister. Io penso che un giocatore non può soffermarsi sul ruolo, anche perché poi in campo ti trovi in zone diverse, non è che se sei un esterno stai solo sull'esterno, soprattutto col gioco che vuole il mister, quindi devi essere bravo a cercarti i tuoi spazi nonostante il ruolo. Domenica in tribuna c'era anche tuo padre, ti avranno fatto questa domanda una marea di volte, però quando sei arrivato qua a Catanzaro, che è una piazza obiettivamente più calda delle due ultime squadre che sono state insieme a Emanuele, ti ha dato qualche consiglio, lui che la pressione l'ha saputo gestire per tutta la carriera anche alla grande, oppure che ti ha detto prima della partita o dopo? Beh, allora, mio padre la prima volta che è venuto allo stadio è stato contro il Teramo, quindi diciamo non si aspettava, io gliel'avevo detto perché già con la Casertana c'era stato un pubblico immenso e non si aspettava tutto questo tifo. Secondo lui è calcio vero, è calcio di un'altra categoria avere dei tifosi del genere, quindi mi ha detto che è la cosa più bella che mi potesse succedere, ecco, giocare qua. Mister Oteri ha già impiegato 20 giocatori nelle prime 4 giornate, ora c'è un trittico di fila, avete 3 partite in 7 giorni. Pensi che in una di queste 3 tu possa partire titolare? E vabbè, partiamo da Viterbo, come la giudichi questa trasferta? Beh, rispondo alla prima domanda, penso che il campo lo dimostrerà. E comunque io sono sempre pronto anche a entrare e anche a non giocare, perché fa parte del gioco. E la trasferta di Viterbo sarà sicuramente una trasferta complicata, una squadra molto, molto forte, ha dato filo da torcere come abbiamo visto a squadre importanti e quindi dobbiamo starci con la testa per mantenere il primato appunto. Senti, ti voglio chiedere questo, tu sei arrivato quest'anno, no? La partenza, noi qui da Catanzaro ci aspettavamo, comunque speravamo in una partenza di questo tipo, perché il fatto che ci fosse uno più duro di giocatori già a Catanzaro lasciava ben sperare da questo punto di vista. Ti chiedo, all'interno dello spogliatoio ne avete parlato, come state vivendo questa partenza e questo primo posto sembra molto naturalmente temporaneo?
E ovviamente quando i risultati arrivano, c'è positività, no? E quindi cerchi sempre di cavalcare quest'onda dell'entusiasmo. Penso che adesso ancora però è presto per parlare, alla fine sono passate solo 4 partite, ne mancano 34, quindi non bisogna montarsi la testa, rimanere umili e continuare a lavorare duramente. Però io penso che all'interno dello spogliatoio in qualche modo, cioè, gli era stato chiesto di partire forte, no? Cosa vi ha detto il mister nel momento in cui avete iniziato la stagione? Insomma, quest'anno è importante partire forte, no? Quindi è Beh, stato. sì, partire forte è sempre importante perché ti fa capire e ti dà fiducia di quello che puoi fare, insomma. Quindi ti fa capire che se stai là davanti puoi rimanerci e puoi continuare a combattere per stare lì. Ovviamente non è scontato e partire forte penso sia sottointeso, cioè tutti vorrebbero partire forte, bisogna avere la forza giusta a livello collettivo per appunto partire bene. Io invece voglio chiederti come vivete con i compagni di reparto, visto che siete tantissimi gli attaccanti, c'è competizione, le aree, abbiamo sentito più volte, basata su che cosa? Nel senso vi confrontate, parlate tra di voi? Beh, io sono giovane, dai ragazzi che sono più esperti di me, devo imparare, devo cercare di assorbire tante cose e c'è veramente un gruppo fantastico, quindi non è difficile andare in disaccordo con qualcuno. Ultima cosa, però per me tanti assist, ne hai sempre fatti, anche domenica pur non avendone fatti direttamente, comunque sei entrato nelle menzioni del gol, pochi gol però a livello di professionistica. Che cosa ti manca per, diciamo, aumentare la tua percentuale di realizzativa, secondo te? Penso che ne ho fatti pochi, sì, è vero, non sono un goleador, non mi reputo un goleador, è questo proprio quello che mi manca, no? Per fare il salto di qualità e penso che qui ho una grossa occasione per fare quel salto e devo cercare durante gli allenamenti di trovare le conclusioni, insomma, di crearmi le occasioni da gol per poi ritrovarmene in campo la domenica. Grazie. Grazie a voi.